Guarda, Bibi Prof, allora voglio farvi un po' di video per fare un bel ripasso per l'esame di terza media, sempre riguardo la matematica. Quindi cominciamo a ripassare un po' di equazioni, perché sono sicura che sulle equazioni ce n'è sempre bisogno. Allora, vi ho messo qua l'equazione di primo grado semplice. In terza media noi studiamo solo equazioni di primo grado e meno male, cominciamo con le cose facili. Allora, qui abbiamo un monomio per un binomio e quindi dobbiamo fare il monomio per il primo termine e il monomio per il secondo termine. 3x meno 3. Poi qua ricopio, meno 2x più 5 uguale 4 per x, 4 per meno 2 fa meno 8 più 4. Allora, per il primo principio di equivalenza si portano tutte le x da una parte e i numeri dall'altra, quindi 3x meno 2x e poi meno 4x perché passa dall'altra parte dell'uguale, mettiamo una freccia per far capire che va di là, e poi il meno 3 diventa più 3 perché passa dall'altra parte, il più 5 diventa meno 5 e il più 4 resta lì. Quindi se non ho fatto errori, i termini sono questi, ce ne sono 6, 2, 4, 6, 7. Ho dimenticato qualcosa, ragazzi? Sì, c'è ancora il meno 8. Vedete, bisogna stare molto attenti e ricontrollare. Allora, cambiamo colore, vediamo cosa viene. Allora, 3x meno 2x fa x, x meno 4x meno 3x uguale. Allora, più 3 meno 5 fa meno 2 più 4 più 2 meno 8 meno 6. Quindi la mia x viene fuori meno 6 fratto meno 3 che è uguale più 2. Attenzione sempre ai segni. Attenzione ai segni. Adesso andiamo a fare invece un'equazione di primo grado, ma con i prodotti notevoli. Vedete che vi ho messo in evidenza il fatto che sia di primo grado, anche se ho una x alla seconda, perché questa x alla seconda noi dobbiamo sperare che se ne vada, perché noi in terza media sappiamo fare solo le equazioni che hanno la x di primo grado, cioè che mi danno un solo risultato. E allora vediamo cosa viene fuori. Prodotto notevole, questo è il quadrato di un binomio che si risolve facendo il quadrato del primo, x alla seconda, più il doppio prodotto più 4x più il quadrato del secondo uguale x alla seconda. E viene bene perché le mie x alla seconda andranno via, infatti farò x alla seconda meno x alla seconda più 4x uguale, il 4 va dall'altra parte, meno 4. Queste due vanno via, mi rimane più 4x uguale meno 4, x uguale meno 4 fratto più 4 fa meno 1. Allora, qui vi ho scritto verifica. Cos'è la verifica? La verifica è quando io prendo il mio risultato, in questo caso meno 1, lo vado a mettere nella scrittura iniziale. Quindi avrò x più 2, quindi meno 1 più 2 alla seconda uguale x, quindi sempre meno 1 alla seconda. Vediamo quanto fa. Meno 1 più 2 fa più 1 alla seconda uguale meno 1 alla seconda. I due termini devono venire uguali e infatti è così. È così, mettiamolo in giallo, perché più 1 alla seconda fa più 1 e meno 1 alla seconda fa più 1, meno per meno fa più. Quindi i due termini sono uguali e possiamo dire che quindi l'equazione è verificata. Allora, due esempi molto semplici, questo però non sarà l'unico video sul ripasso delle equazioni, conto di farne tre e poi vi farò anche altri video con ripassi per la statistica e anche per altri argomenti. Allora, se ci impegniamo, l'esame sarà bellissimo, sarà facilissimo perché se studiamo tutte le volte la matematica è facile. Ciao da Bibi Prof, a presto!